Ciao ragazze! Allora, iniziamo la settimana di martedì invece che di lunedì, mi dispiace, ma ieri non abbiamo fatto niente di che, però ci siamo stancate ugualmente, non so perché. Però siamo andate a pulire l'auto, infatti l'auto è pulita e sono felicissima. Questi sono i nuovi occhiali Firmo. Il video sugli occhiali Firmo l'ho già fatto, vabbè. Poi ne farò un altro perché mi hanno dato dei codici sconto da poter condividere. Quindi se acquistate anche tramite quel link che vi darò, ci sarà anche un vantaggio per me oltre che per voi. Insomma, non ho ben capito perché è tutto in inglese, però capirò meglio e ve lo dirò. E ora andiamo a fare la spesa, sia penso all'Eurospin, e in più forse andiamo in una caffetteria a prendere qualcosa, insomma, vediamo. La temperatura è buona perché fanno 15 gradi. Oggi è 31 ottobre, quindi stanotte è la notte di Halloween. Mia cognata desiderava che Lucia nascesse questa notte, in questa giornata, perché il 31 aveva così qualcosa di mistico, però non credo si realizzi questo suo desiderio, nel senso che per il momento non abbiamo novità di movimenti. Però in fondo, come dice Gabriel, il 6 è il termine, quindi perché accelerare le cose? Giustamente. Lucia si prende tutto il tempo necessario. Oggi sono anche arrivate le foto di quel servizio fotografico che avevamo fatto, se vi ricordate, e quindi poi magari la pubblicherò, insomma. Siamo contenti, molto 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 belle. Ok, noi andiamo. Sono le 16:45. Andiamo. Buongiorno ragazze. In questi giorni ci stiamo sentendo pochissimo. Oggi è 2 novembre. Sono le 8. E io sto aspettando che si cuocia la zucca. E ora mi mangio uno yogurt greco e bevo il caffè. E Gabriele è andato al lavoro, ma mi dorme. Dorme, sta di là, magari non vuole venire solo per non disturbarmi, non lo so. Stiamo in attesa ancora di Lucia, nel senso che non si decide a venire, la birbantella. È vero che lei il termine ce l'ha il 6, quindi è ancora in tempo. Siamo noi ad essere impazienti. Non so perché non mi mette bene a fuoco. Siamo noi ad essere impazienti, quindi vabbè. Ieri siamo andate a messa, abbiamo pulito casa, niente di eccezionale, abbiamo fatto una lunga passeggiata e abbiamo visto io e Gabri in serata, abbiamo finito Mindhunter, una serie bellissima, mi è piaciuta tanto. Negli anni 70 in America agenti dell'FBI studiano determinati casi e da lì inizia la concezione di serial killer. Quindi girano l'America a intervistare questi assassini e ne studiano i comportamenti, diciamo, e cercano di estrapolarne una teoria. Stamattina una ragazza del corso preparto mi ha fatto un messaggio bellissimo dicendo che aveva sognato la nascita di Lucia e che era sorridentissima. E pensate che una collega mia tempo fa mi aveva detto la stessa cosa, di averla sognata sorridente. Non posso augurarmi di meglio. Ieri si è mossa Lucia, ma in maniera molto più soft. Non so se non ha più spazio, non ne ho idea. Quindi un po' c'è la preoccupazione, un po' voglio che nasca comunque. Possiamo solo attendere, non c'è nient'altro da fare. Poi la mia migliore amica mi scrive, si vuole organizzare per venire, insomma, tante cose. Va bene. E noi penso di aggiornarci in giornata. Comunque di fare qualche altra ripresa, quindi questa settimana il vlog sarà un po' particolare, un po' un giorno sì, un giorno no, però so che mi capirete.
Chissà se lo monterò mai perché magari nasce adesso. Ragazze, ormai vi tengo come diario di bordo, buongiorno. E sono le 8 e un quarto di venerdì 3 novembre. Ho appena fatto colazione e stanotte, no, ieri sera ho avuto un po' di dolorini da ciclo, un po' anche stanotte, però poi niente di che. Quindi non lo so, non so se è un qualcosa di preparatorio oppure niente. Oppure si farà attendere, non ne ho la più pallida idea. Ora mi sono messa sul divano e cerco di sentirla il più possibile, così ci parlo un pochino. Ieri ho finito il libro dei Pozzoli. 3 giorni fa ho finito quello lì di Piero Angela, da 0 a 3 anni. È molto molto scientifico, diciamo un pochino noioso, però dà consapevolezza di quanto siano importanti questi primi 3 anni di vita, quanto sia importante stimolarli, tante tante cose, tante nozioni interessanti. Questo qua l'ho letto in 2 giorni e è troppo carino. Vi ricordate, avevo fatto il vlog, eravamo andate alla presentazione del libro, di questo dei Pozzoli, ed è carinissimo, proprio scorre, che è una meraviglia, è molto bello. E ho tutte le labbra secche, pelle secca, perché abbiamo acceso i termosifoni, non per mio volere, ma per volere di Gabriele e mamma, perché hanno freddo. Io probabilmente con gli ormoni della gravidanza non ho freddo. Sì, ho il paglietto, ma ho tutte le finestre aperte. E vediamo che ne sarà. Comunque poi stamattina voglio andare a comprare quindi gli umidificatori, cioè quelli lì proprio vecchi che si mettono sul termosifone in ceramica. Devo comprare degli album fotografici, di mettere le foto, insomma, vabbè, un po' di cosine. Stasera, se Lucia non ci fa uno scherzetto, andiamo a cena io e Gabri a Milano in una pizzeria insieme a 2 coppie del corso preparto, le cui madre ho conosciuto al corso preparto. Sono felicissima, felicissima. Spero che nasca qualche amicizia. Noi ci andiamo positive, poi sarà quel che sarà. E niente, ora vediamo come prosegue la giornata. Il tempo sembra molto bello e stanotte ci dovrebbe stare la luna piena. No, c'è la luna piena, dice che influenza, vediamo se influenza. Lucia, Lucia, siamo tutti curiosi di vederle. Poi ricevo messaggi di varie amiche che non si conoscono tra di loro, che mi dicono che hanno sognato Lucia che nascesse. Comunque, aspettiamo. Ci aggiorniamo, ragazze e ragazzi. Mi ricordo. Madonna, proprio, guarda, non è che non mi ricordo un pochetto. No, ma ieri siamo uscite, ieri mattina. Vabbè. Dopo il pezzo di video assonnato di stamattina, ora stiamo uscendo. Sono quasi le 5, i capelli non li ho sistemati perché li sistemo stasera per la cena. Ho fatto una coda, però ho fatto il base viso con l'Estée Lauder, così regge, e gli occhi, vabbè, tutto a posto, il classico eyeliner. Ora andiamo a comprare un po' di cosine che servono per casa e un po' di spesina. Stasera, ve l'ho detto, vado a Milano in pizzeria, attendiamo Lucia, io continuo a guidare, a fare tutto, vediamo se ci stupirà. Ragazze, buongiorno, concludo questo vlog sconclusionato, con la faccia stravolta, e poi vi racconterò tutto. Comunque Lucia è nata il 5 novembre, avevo interrotto il 3 vlog, oggi è 13 dicembre.
e voglio concludere perché mi sento una persona fortunatissima, grazie a Dio. Lucia è di là che dorme, mi sento fortunata perché vi faccio vedere dei pacchetti che mi sono arrivati dalla mia famiglia Civitavecchia, da mia sorella, sorella acquisita, ma è sorella. E la sua famiglia in realtà, e quindi non la mia famiglia d'origine. E guardate che regalini, lo voglio filmare per futura memoria. Biscottini tipici di Civitavecchia, biscotti pan di zenzero, ciambellette all'anice. Poi mi ha regalato proprio a me l'essenza di vaniglia. Che lei trova il Todis, ma qua vicino al Todis non c'è, della Fiorentini, e sono felicissima per i biscotti. La tutina del mio primo Natale, la calza di con la foto di Lucia, questa è la mia Lucia. Bavaglini, questa è un'amica di mia sorella, mi ha fatto una crocettina per Lucia. E la zia di mia sorella mi ha fatto questo giacchettino. E una mia amica, mia di Gabri, ci ha fatto questo quadro, che Lucia è nata il 5 novembre, era lunga 50 cm, alle 15:38 è nata e pesava 4,120 kg, la prima ecografia. Quindi non posso essere che più fortunata di così. E voglio registrare questa sensazione, poi vi racconterò il parto e tutto quanto. In più vi voglio far vedere che ho deciso di iniziare una tradizione della famiglia e ogni Santa Lucia farò i Luskatern, questi biscottini svedesi che ho completamente rivisitato. Vi dico qua la ricetta perché almeno a futura memoria anche qui. Allora, 350 g di farina d'orzo integrale, un cucchiaino di curcuma, una bustina di lievito vanigliato, 40 g di zucchero mascobado, 30 ml di olio di sesamo, un uovo. Dopodiché ho lasciato lievitare 2 ore, poi ho fatto questi serpentelli a forma di S e ho messo due mandorle, ogni biscotto, mandorle non pelate. E ho spennellato con il tuorlo in forno a 180 gradi statico 15-20 minuti. E altra tradizione, quindi ogni Santa Lucia mi impegnerò per fare la pizza, che ora è lievitazione, e questi biscotti. Sono partita da una ricetta svedese di questi Luskatern, però l'ho tutta rifatta e sono fiera di me, non li ho assaggiati, aspetto Gabri. E aspetto Gabri anche per chiamare tutte le persone che ci hanno fatto questi doni, che mi hanno riempito il cuore. Quindi concludo qui questo vlog sconclusionato, non so quando lo pubblicherò, quando avrò tempo, e ci vediamo presto, ragazzi.